Eccoti tre motivi oggi per i quali tu, che hai deciso di acquistare una casa o iniziare a fare investimenti immobiliari, a muoverti nel campo immobiliare, devi ricordarti di avere sempre, sempre, sempre rapporto con il titolare di quell'agenzia immobiliare che espone la casa che ti interessa e sulla quale hai messo l'occhio. Ti spiego perché. Il primo motivo fondamentale è che nel momento in cui tu inizi a fare quelle che sono le richieste un po' più avanzate, ammesso che tu sappia quali siano queste richieste, non puoi sentirti rispondere in fase di visita e per questo deve venire in agenzia e magari ne parla con il titolare. Ecco, questo no. Secondo motivo è siccome il titolare dell'agenzia immobiliare è probabilmente la persona che è andata dalla proprietà o ha ricevuto la proprietà di quella casa in agenzia immobiliare e ha ottenuto la firma del mandato di vendita, ha sicuramente un rapporto con loro. Ecco, sfrutta questo rapporto, questo contatto tra di loro in modo tale che lui, titolare dell'agenzia, possa andare dalla proprietà a rappresentare quelle che sono le tue richieste, le tue esigenze, a discutere le tue volontà, i motivi per i quali tu eventualmente offri una determinata somma con loro. Sarà lui ad andare a discutere con la proprietà quella che sarà eventualmente una tua proposta. E siccome sulla proposta ci sono i tuoi motivi validi per i quali tu offri quella somma e ne hai parlato già con il titolare dell'agenzia, ecco che il rapporto è tra voi. Terzo ed ultimo motivo. Ti ricordi, ti ho sempre detto, presentati in maniera differente a tutti gli altri. Evita di essere confuso con tutti gli altri acquirenti di case, quelli che mandano la richiesta dal portale immobiliare: salve, sarei interessato a valutare l'acquisto di questa casa. E poi vieni chiamato da una segretaria che ti propone di fare una visita. No, presentati in un certo modo. Quel certo modo è per essere considerato differenti da tutti gli altri. Nel momento in cui l'agenzia immobiliare riceve quella tua mail, se non ce l'hai, scrivimi su luigi@luigigardi.it, te la mando. Mandando quella mail, chi la legge sottopone quella mail al titolare, un po' diversa, un po' birichina, un po' provocatoria, e quindi il titolare dell'agenzia sarà lui stesso a considerarti differente a tutti gli altri. Vale a dire che tutta l'agenzia, tutto lo staff considererà te una persona differente a tutti quelli che mandano e bombardano di mail l'agenzia dal portale immobiliare. Tu no. Applica queste tre regolette, vedi come va, guarda cosa ti cambierà e fammi sapere. I link li trovi in descrizione, gli altri consigli sono tutti sul libro. Fatti guidare dal report, il report ti dice dove mettere il naso, il report ti dice cosa chiedere, quando chiedere, le richieste particolari di cui ti parlavo prima. Posso chiederti un favore? C'è qui sotto una frecciolina dove c'è scritto condividi. Posso chiederti il favore di condividere questi video? Dai, ci vediamo dall'altra parte.